Buonasera. Buonasera. Fasan, iniziamo. Buonasera, mister. Buonasera. Volevo sapere, ha parlato di uno spirito di squadra ritrovato e volevo sapere quanto era soddisfatto del fatto che la Roma crea tanto, occupa tanto il campo. Magari forse se c'è qualche cosa da rivedere nell'occupazione dell'area di rigore. E in questo senso anche quanto è importante la presenza di giocatori di esperienza e di qualità come Mkhitaryan, che ha una media gol impressionante nella Roma in campionato. Ma la domanda è Quanto è importante la presenza di giocatori come Mkhitaryan di qualità in questa squadra, visto che si fa un po' fatica a volte a occupare l'area di rigore, se era soddisfatto dell'occupazione dell'area di rigore da parte della Roma, perché crea tanto, però magari a volte non riesce ad essere concreta. sì, sono soddisfatto con la squadra. Abbiamo creato molte occasioni, non abbiamo fatto tutti occasioni, ma devo dire che nel primo tempo la squadra ha giocato con intensità, con aggressività, con velocità, e abbiamo possibilità di fare 2 o 3 gol. Penso che non era giusto il risultato all'intervallo, perché la squadra ha giocato bene. Di giocatori come Miki, penso che è importante in questo momento avere giocatori come Miki, come Perotti, che sono giocatori con buona decisione. È importante. De Angelis. Buonasera mister, Buonasera. prima l'abbraccio dei compagni dopo il gol a Florenzi, poi un post di Zaniolo su Instagram con scritto "Meriti il meglio capitano", sembra quasi un saluto, sono cattivo io a vedere questa cosa? Io non mi aspettavo una domanda di Florenzi, non so perché, ma non c'è nessun problema. Se c'è qualche problema con Florenzi, non gioca, e sta giocando. Sta giocando oggi, ha fatto una buona partita. Che posso dire di più? Carboni. Mister, ha parlato di atteggiamento in conferenza, ha avuto la risposta in merito all'atteggiamento della squadra, soprattutto per la rimonta e sul carattere, soprattutto che la squadra ha dimostrato. L'ha avuta questa risposta? Sì, sono molto soddisfatto con l'atteggiamento della squadra. È così che io voglio. Possiamo vincere, possiamo perdere, ma l'atteggiamento deve essere così, non deve cambiare mai. Cotumaccio. Mister, intanto complimenti per la vittoria. Le Grazie. chiedo, come mai non ha optato per il terzo cambio? La Roma ha giocato giovedì, c'era in panchina qualcuno, magari cito Under e Spinazzola, pronti anche a rifarsi un pochino dopo le recenti prestazioni, invece lei si è bloccato a due. Come mai? Non è obbligatorio. Non è obbligatorio fare le tre. Penso che in questo momento non abbiamo avuto bisogno di cambiare qualche giocatore. Solo questo. Grazie. Grazie, ciao. Ciao.